La parola estate inesorabilmente torna a far rima con abbandoni, un fenomeno che purtroppo riguarda anche la provincia di Arezzo. E così anche quest'anno torna la campagna di sensibilizzazione promossa da EMPA. In conseguenza all'ordinanza del sindaco sull'Issavirus, l'ultimo cane è stato introdotto in canile stanotte, siamo a 7 cani catturati nell'ultimo mese, quindi siamo sicuramente sotto una media standard. Ci sono 3 cani senza chip e gli altri invece sono di proprietà. In attesa appunto che qualcosa si sblocchi e speriamo in modo veloce e per tutti. E per i gatti invece siamo veramente in una situazione di stress, perché i gatti, sempre in conseguenza appunto all'Issavirus, abbiamo veramente colonie lasciate un po' a se stesse, le sterilizzazioni non possono essere effettuate dalla ASL e qui in canile da giugno, metà maggio, giugno ad oggi sono stati introdotti circa 90 gatti. Gattini principalmente ed anche gatti, quindi è un numero elevatissimo che ci mette veramente in tensione. Abbandonare un cane e un gatto è un reato. Certamente è un reato, perché dobbiamo pensare che un animale che all'improvviso ti attraversa la strada, lo può fare, perché se è un animale impaurito, se è un animale abbandonato che cerca di correre dietro a chi l'ha abbandonato, può provocare un incidente. Quindi se diciamo, si può risalire al proprietario, c'è il penale, perché appunto causa di un incidente che potrebbe anche avere risvolti drammatici. Quindi assolutamente reato da condannare e ci auguriamo che sempre più siano le persone che testimonino gli abbandoni in maniera tale da poter ritracciare i proprietari. Cosa fare infatti nel caso ci trovassimo di fronte ad un abbandono? La prima cosa da fare è di prendere appunto della targa, poi meglio se con foto chiaramente, e poi denunciare subito la cosa al primo posto dove siete, stazione di carabinieri, di polizia, comunque di polizia pubblica, e anche un'associazione lo può fare, però anche noi si allungano i tempi, ci rivolgeremo comunque all'autorità pubblica.